have in mind. Actually, il progetto che ho in questo momento è di andare in India per un anno a scrivere quello che ha un titolo provvisorio, How to Go, come andare, ma anche come lasciare andare. Nel senso che il punto fondamentale è vedere come si entra nell'ultima fase della vita. In questo senso non intendo farne un libro sul mangia pregama, perché non è questo, ma come ognuno di noi riesce a prendere congedo, a lasciare andare. Lei come saggista ha scritto a lungo di moda, talvolta anche criticando la visione semplicistica che la collega al consumo, al capitalismo, e collegandola invece alla memoria e alla ricerca dell'identità. Ci spiega meglio questa sua visione? Quando sono stata invitata a scrivere per il New Yorker e mi è stato chiesto di che cosa volevo scrivere, mi sono sorpresa rispondendo di moda, ma di moda come outsider, con un atteggiamento critico. La moda è un punto estremamente importante della nostra cultura oggigiorno ed è trattata in modo estremamente frivolo, diventando quasi un ghetto femminile, mentre secondo me ha un aspetto di espressività che la avvicina alle performing arts, in particolare per quanto riguarda le sfilate, tutta la parte della coreografia che le accompagna, e credo che sia invece uno specchio molto importante della questione dell'identità, cioè come noi ci vestiamo, come noi definiamo noi stessi nel nostro aspetto esteriore, a un doppio livello, a un livello subliminale ma anche a un livello diretto, un livello di apertamente palese, e c'è un divario, c'è una distanza dove appunto si inserisce l'identità di ognuno e corrisponde all'idea che noi abbiamo di noi stessi e all'idea che noi vogliamo mostrare nel modo in cui scegliamo di vestire. Quindi credo che sia una forma espressiva molto importante. Altro aspetto della sua ricerca è la biografia. Ha scritto molto sulla vita dei grandi scrittori. Cosa l'ha attratto su questa materia? Che cosa vuol dire oggi essere un biografo? E se ritrova un denominatore comune tra le varie biografie che ha trattato? They all begin and end. Le vite di cui ho scritto in comune hanno, che tutte hanno un inizio e tutte hanno una fine, e un amico danese biografo anche lui sosteneva che la biografia è l'arte di esplorare il processo di individuazione fino al punto in cui fallisce, in cui si interrompe, ed è questo l'aspetto che a me interessa della biografia. Mi interessa la dialettica che ogni persona ha, perché la vita stessa è fatta di dialettica, quindi nel caso di Colette per esempio era il puro e l'impuro insieme, nel caso di Karen Blixen era l'estetica da un lato e la morale dall'altro. Credo che sia importante guardare questi estremi, però dopo aver fatto un'analisi di questo tipo, prenderne le distanze, come erigere un'impalcatura, e nel momento in cui per guidare la costruzione dell'edificio, ma nel momento in cui l'edificio poi è costruito, l'impalcatura viene tolta, e credo che sia questo il modo giusto di affrontarlo, altrimenti rischia di essere troppo cerebrale come processo e non emotivo. La vita di ciascuno di noi è sottoposta a tensioni contrastanti, siamo portati ad andare in direzioni diverse e l'interesse è quello di esplorarle, e credo che nello mio scrivere le biografie ho notato che sicuramente ci sono delle somiglianze fra le persone in termini di tendenza, ma ho rilevato anche che la famiglia, per quanto sia importante per ciascuno di noi, è meno importante rispetto alla generazione in cui
viviamo, nasciamo e viviamo, perché una generazione dà a un individuo lo stile, la cultura, la tendenza, è come se il gruppo di pari, di riferimento, arrivi a essere più importante della famiglia stessa. E quindi è importante in questo senso guardare le persone che stanno intorno a ciascun individuo, perché ci può dire molto dell'essenza dell'individuo stesso. Uno degli argomenti ricorrenti del suo libro Il naso di Cleopatra è la vanità. Come definirebbe la vanità? E c'è differenza tra la vanità maschile e la vanità femminile? Insomma, parliamo anche di questo argomento. Let's take vanity to its most extreme point, which is innanzitutto alla vanità, se la consideriamo nel suo punto massimo di espressione, quindi quando diventa la grandeur, quando diventa la megalomania che è caratteristica di alcune persone, è differente rispetto all'incarnazione maschile e all'incarnazione femminile. E in questo senso anche la Chiesa Cattolica la riconosce, la vanità, che è la massima, l'austerità può portare a una massima espressione nella megalomania e quindi a un atteggiamento vanitoso. Nell'uomo si incarna in un senso di onnipotenza, nella donna si incarna in un senso di unicità assoluta, quindi nell'uomo è la manifestazione di una volontà di potere, la massima espressione di vanità maschile a quel livello è quella del monarca assoluto, e nella donna è la donna che si ammanta di un mistero completo, è la donna più vanitosa. E naturalmente le forme d'arte, tra cui la letteratura, hanno sviluppato questo paradigma dell'uomo onnipotente da un lato e della donna misteriosa. C'è un'espressione in inglese che è humble brag, che letteralmente è il lamentoso umile, quello che dice no, io questo non lo posso fare, oppure sono negata con la tecnologia. È un'altra forma di vanità, perché nessuno di noi è scevro da questo sentimento che è umano, e questo tema tra l'altro si ricollega con la moda, insomma la vanità, e mi interessa anche esplorare la mia, cioè si manifesta in vari modi ed è un tema assolutamente vastissimo da esplorare. That sort of interests me as a subject. Grazie.